Salve, buon dicembre! Allora, questa è la mia skincare con cui inizia il mese di dicembre. C'è il dentifricio Ecodenta e poi c'è la crema per il viso di Antipodes. Qui dentro, questa è una scatolina di Muji e qui dentro ci sono, ci sono come si dice in italiano, ci sono cose piatte fatte di ovatta, ecco. Poi c'è la crema per i piedi di Terra Naturi, poi c'è questa fantastica crema per le mani di La Florentina che io però sto usando per il corpo perché ha un profumo di fiori strepitoso, bergamotto e acacia è la profumazione. Questa ditta fa parte di un grande gruppo, adesso è scritto qui da qualche parte come si chiama questo grande gruppo, penso, boh, qui, sì, insomma, è scritto qui, Saponerie Mario Fissi, è così, infatti, e poi c'è questa acqua floreale bulgara di Alteia. Poi qui c'è il sapone alla calendula di Zonette e poi c'è il Mood Bass Concentrate che è lo sciacquo, la cosa per sciacquare i denti, per sciacquare la bocca. Poi infine abbiamo questa crema lavante di Wamisa come al solito e poi questo orrendo doccia gel in confezione mini di L'Occitane alla mandorla. E questa è tutta la skincare del mese di dicembre, con cui comincia il mese di dicembre. Eccoci, questi sono i primi finiti del mese di dicembre. Allora, prima di tutto c'è questo shampoo di White Agafia, costato sotto i 3 euro, sicuramente se ricordo bene, ma ricordo bene, non ricordo con esattezza quanto, ma comunque sotto i 3 euro. Questo è un prodotto estone. Fa parte White Agafia di Eurobio Lab, un grande gruppo cosmetico che produce molte piccole marche ecobio. Qui dentro c'erano 280 ml di prodotto, una profumazione piuttosto neutra, non troppo insistente, non troppo forte. Questo è uno shampoo per l'uso praticamente quotidiano, non ha niente di speciale, ma non è un cattivo shampoo. Non lo ricomprerei semplicemente perché sul mercato ci sono tanti altri shampoo che mi piace voler provare. Ecco, poi ho finito questa mini confezione di Amande Will the Douche Shower Oil. Questo era proprio un olio, la marca vedete che è L'Occitane, questo mi è stato regalato l'anno scorso da una persona che conosco in un cofanetto regalo, c'erano quattro prodotti, io ne ho usati due, ce ne sono altri due da usare, uno proprio inavvicinabile, questo più o meno abbordabile, per questo poi alla fine mi sono decisa ad usarlo, sarebbe molto bello riuscire a vedere gli ingredienti che forse io riesco a captare un po', non so voi, io riesco più o meno a leggerli. L'inci è quasi accettabile. Questo è proprio un olio che si attacca alla pelle, che con l'acqua fa schiuma, si trasforma in una schiuma piuttosto densa, molto profumata, un profumo pungente che rimane addosso, non spiacevole, ma neanche piacevole, è comunque unisex. Si lava, si risciacqua, rende la pelle liscia, però si risciacqua veramente con molta difficoltà perché è un olio che proprio s'attacca alla pelle. La confezione era una confezione mini, molto scomoda perché vedete, riuscire tutte le volte sotto la doccia ad aprire questa bottiglina, oh, è un'impresa, cioè non è stato facile, non è unghie friendly questa apertura. Comunque, non un qualcosa che io comprerei mai, ce l'ho avuto fra le mani giusto perché volevo togliermi di mezzo le componenti di questa confezione regalo. E poi ho praticamente quasi finito, mi è rimasta soltanto, vedete, il liquidino, mi è rimasta pochissima di questa acqua floreale di lavanda, la marca è una marca bulgara che si chiama Alteia. Io avevo comprato quest'acqua di lavanda per qualcosa come forse sotto 5 euro da TK Maxx,
C'era anche l'acqua floreale di rosa, però a me non interessava. E niente, qui dentro c'è soltanto acqua floreale di lavanda, che però secondo me è stata estratta con l'alcol. Ho già detto molte volte qual è stato l'effetto purificatore, molto purificatore sulla mia pelle di questa acqua di lavanda, e però anche un effetto estremamente screpolante. Ricomprerei questo prodotto? Probabilmente no, però ricomprerei altre acque di lavanda per capire se è proprio l'acqua floreale di lavanda che mi rende la pelle allo stesso tempo purificata ma immensamente disseccata, oppure se era proprio questa acqua di Altea che mi ha fatto questo effetto. E niente, questo è tutto per il primo segmentino di questo video. Vedete che la fotocamera esce continuamente fuori fuoco. Andate a chiederle il perché, se le fotocamere potessero parlare. Infine, nel mese di novembre ho cominciato ad usare questo sapone di Spike, che è una ditta tedesca che ultimamente ha incominciato a fare alcuni prodotti interamente naturali e ha sempre profumazioni orrendamente intense, insistenti e veramente di cattivo gusto. Questo sapone mi è stato regalato e costava 1,99. Come vedete, qui la gente a volte non si prende la briga di rimuovere il prezzo, ma va bene lo stesso. E niente, un sapone che puzza e ha sostituito un altro sapone che era, io credo, anche un sapone di Spike. Ma era il sapone di Spike medico senza profumazione, che è stato un sapone che ha funzionato piuttosto bene, ma che purtroppo si è sciolto alla velocità della luce. Non c'è stato niente da fare, neanche tutti gli accorgimenti soliti che si usano per i saponi che si sciolgono hanno potuto rallentare lo scioglimento inesorabile di questo sapone. E questo anche si scioglie comunque ed è un sapone di colore arancione. Poi volevo dire che qui ho finito il prodottino, ma prodottone dell'anno. Questa è una crema di Balea. Balea è la marca tossica e velenosa interna del DEM, delle drogherie tedesche DEM. E a volte Balea fa dei prodotti che contengono degli ingredienti che sono passabili, a volte interamente naturali, comunque mai certificati, perché non è in nessun caso una ditta eco-bio. Questi sono gli ingredienti che erano qui dentro. Questa è una crema per le mani, dalla profumazione paradisiaca, perché è una profumazione di fiori esotici, infatti ha questo bel nome brasiliano, Copacabana, ed è la prima crema per le mani che io ho provato nella mia vita e che veramente ha un'efficacia veloce e duratura. Questa purtroppo però era un'edizione limitata, prima che uscisse fuori commercio io ne ho comprati altri due tubetti, ma questi sono tubetti piccoli da 30 ml e quindi finiscono in fretta. Basta una piccola quantità, questo è vero, ma comunque finiscono in fretta. Una crema che mi ha salvato le mani e mi ha restituito delle mani come se il mondo fosse ancora normale. Nel mese di dicembre sono finite anche queste cose. Finalmente è finito l'olio di cocco di Cadì che avevo ricevuto in regalo dal sito di Cadì un buon paio di anni fa, ma forse anche di più rispetto a un paio di anni fa semplicemente. E non uso più l'olio di cocco da svariato tempo, da parecchi anni ormai, però l'olio di cocco secondo me è adattissimo a chi ha i capelli molto sottili come impacco ispessente, ossia come impacco che ispessisce i capelli e li rende comunque molto setosi, molto profumati e molto 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 belli al tatto e anche alla vista. Quindi in questo modo ho finito questo olio di cocco, sia facendo impacchi ad altre persone con i capelli molto fini, ecco, semplicemente questo. E sono molto contenta di averlo finito. Questo, se ci penso, mi viene un brivido, perché questo è un olio di cocco che io ho ricevuto in regalo con un ordine che feci sul sito di Cadì ormai anni fa, e altrimenti questo costa sui 10 euro, mentre invece adesso abbiamo prontamente ricomprato il prossimo olio di cocco al DEM, non raffinato, non lavorato e nemmeno
E insomma, spremuto a freddo, e abbiamo pagato 3 euro e qualcosa per 300 grammi. E quindi credo che questo olio di cocco qui, come lo vedete in questa forma, è di Cadì, non lo rivedremo mai più su questi schermi. E poi ho finito questo tubettino di Antipodis Vanilla Pod Hydrating Day Cream. Questo tubetto in full size costa 49 euro, perlomeno sul sito tedesco di Sephora. E sul sito di Ecoverde, per esempio, questa crema non è più disponibile ed è in vasetto, soprattutto in full size, non è in tubetto. Questa è una cosa che non mi piace. Questi sono gli ingredienti, se riuscite a leggerli, ma io penso decisamente di sì. Questa è stata una crema molto profumata di miele ed è stata una crema anche molto, all'apparenza, molto con una consistenza molto spessa e molto grassa, ma in realtà con un'idratazione medio-bassa. Tuttavia, usandola costantemente, praticamente per un mese, mi ha rimesso a posto parecchio la faccia, non me l'ha idratata, ma per esempio sono scomparse le screpolature sulle alette del naso e questo lo apprezzo moltissimo. La combinazione tra l'acqua botanica di lavanda e questa crema per il viso, ha disseccato il mio viso parecchio, però l'ha anche aiutato in un certo senso perché lo ha come disinfettato e questa disinfezione ha aiutato l'inizio in una specie di rigenerazione. Ora dunque sto già usando quest'altro tubetto che vedete è consistentemente più grande e si tratta anche di un'altra crema. Questa è la Rejoice Light Facial Day Cream. E questa crema è diversa perché teoricamente questa è una crema leggera, ma in realtà è una crema che ha una consistenza soltanto più leggera e leggermente più fluida rispetto all'altra crema. Lascia la pelle là per là molto. La pelle tira molto subito dopo l'applicazione di questa crema, ma già dopo una ventina di minuti. Questa sensazione scompare completamente. Questa è la confezione con cui mi è arrivata questa crema. Vedete che qui c'è scritto Your Gift. Questa è una crema che infatti io ho ricevuto in regalo dal sito di Ecoverde, perché il sito di Ecoverde, come tutti i siti che rivendevano Antipodis in quel periodo, regalava una full size con un acquisto di roba di Antipodis. E io avevo acquistato appunto il cofanetto composto da questo mini tubetto e dall'olio per il viso che avete visto tantissime volte negli ultimi 2 anni nei miei video e che non mi è piaciuto. E quindi acquistando quel cofanetto che costò 15 euro mi regalarono l'intero tubetto qui di questa crema che adesso con felicità ho incominciato ad usare e devo dire mi sta piacendo. Non sarei mai in grado di comprare questa crema per conto mio perché non sarei mai in grado di spendere 50 euro per comprare una crema da viso, però mi fa molto piacere usarla, ecco così, sotto forma di regalo. La fotocamera esce in continuazione fuori fuoco perché qui è molto buio perché è inverno. E poi ho finito anche l'ennesima confezione di questo, ottimo per deodorare gli ambienti e mangiare la puzza, soprattutto la puzza di cucinato, ma anche la puzza di bagno, eccetera, eccetera. Questo si chiama Dark Passion 48 ore, non so se deodorizzi veramente, se faccia il suo lavoro di deodorante sotto le ascelle, l'inci è abbastanza raccapricciante. Tuttavia, con il tempo è cambiato diverse volte e potrebbe essere molto più raccapricciante, quindi tutto sommato va quasi, cioè va male, ma va meno male di quanto male andava prima e va meno male rispetto a tanti altri deodoranti convenzionali. Non bisogna lasciarsi ingannare dalla denominazione men, perché questo è un deodorante profumato di vaniglia in una maniera molto molto piacevole e quindi casomai è unisex, ma soprattutto è molto femminile.
Nel mese di dicembre ho finito il primo tubetto di queste tre favolose creme, che in realtà sono creme per le mani, ma io ho usato questo primo tubetto per tutto il corpo. Mi è durato 2 buone settimane. Devo dire una cosa a favore di questa marca, il tubetto, e a favore evidentemente veramente di una produzione italiana. Il tubetto è fatto in maniera egregia, perché spreme la quantità giusta di prodotto, è solido, non si frantuma con l'uso ed è veramente, cioè, veramente fatto bene questo tubetto. Questa era la crema che si chiama Bergamotto Acacia. La marca, come vedete, è la Florentina, che in realtà fa parte di un grande gruppo cosmetico. Come c'è scritto qui dietro, Saponerie Mario Fissi, Scandicci, Firenze. Questo è l'inci di questa crema, è stata una crema leggera per il corpo, molto molto piacevole. Vedete qui c'è il prezzo di questo cofanetto contenente 3 creme. In ogni crema ci sono 75 ml di prodotto, come è normale nelle creme per le mani, e il prezzo era di 5 euro, è stato di 5,99 euro, perché infatti ho comprato questo cofanetto che mi stava per cadere da TK Maxx, e quindi per questo il prezzo è così basso. Molto volentieri ricomprerò sempre cofanetti di queste creme per le mani, perché li trovo veramente ottimi. Sebbene, ripeto, la crema per il corpo è una crema, la crema per le mani è una crema molto molto leggera, perfino per il corpo, figuriamoci per le mani, ma infatti sulle mani non l'ho usata. Adesso in questo momento ho cominciato già ad usare un'altra crema di un'altra marca, però in futuro vedrete anche questi due tubetti che ancora devo usare. Nel mese di dicembre poi ho finito questo sapone liquido di Balea, Creme Saifa, sapone cremoso, latte e miele di Balea. Balea è la marca interna economica del DM, non EcoBio. Ricordo quando il DM è arrivato in Italia, centinaia di ragazze impazzite si sono precipitate al DM, convintissime che Balea fosse una marca EcoBio, come vedete qui sopra, cioè no, non lo è. Tuttavia l'inci di questo coso è possibile, solo che il sapone fa schifo. È un sapone acquoso, e allora voglio dire, io ho comprato questo sapone perché 500 ml costano 50 centesimi o 40 centesimi addirittura, una pochezza di questo genere. Quindi ho comprato questo sapone perché ne era tanto, ne usiamo tanto e ho pensato risparmio. Però questo è veramente una schifezza, perché è acquoso, non schiuma a sufficienza e soprattutto distrugge le mani. Quindi mai più saponi liquidi di Balea. Ecco, invece adesso sto usando un sapone liquido dal profumo fresco e forestoso della marca interna della concorrenza, ossia del Rossmann, Isana, si chiama questa marca interna. È un sapone liquido ottimo, ecco. Nel mese di dicembre sono finiti anche questi due. Allora, questo è il doccia gel di Zanté, bio cocco e vaniglia, profumo molto piacevole, dolce di cocco e di vaniglia, ma comunque profumo a malapena percettibile. Questo è il flaconcione da 500 ml, è costato intorno a 6 euro. Zanté è una marca prodotta da Logocos. Logocos appartiene da un paio di anni a L'Oréal, e qui vedete anche qual è l'inci di questo doccia gel. Tutto sommato credo proprio che non lo ricomprerò mai più. Ero curiosa di comprarlo e di usarlo, perché comunque Santé è una marca che mi è sempre abbastanza piaciuta e quindi sono sempre ben disposta nei confronti di Santé. Però onestamente per 500 ml di prodotto ci sono in giro prodotti che costano meno e quindi hanno profumazioni più inedite, più piacevoli. Non che questa sia spiacevole o sia cattiva, è una buonissima profumazione, però ripeto, a malapena percettibile e molto molto blanda, ecco. E poi nel mese di dicembre ho usato questa mini confezione di Balea, Segreti di bellezza, Schönheitsgeheimnisse. Questa è la body lotion al Monoi. Qui c'è scritto
pelli molto secche, sehr trockene Haut. In realtà, questa lozione per il corpo è molto molto leggera e assolutamente non è adatta alle pelli molto secche. Io per renderla un pochino più potente l'ho mescolata alla mistura di oli di Alterra che ormai sto usando da mesi insieme alle creme corpo e tutto sommato mi ci sono trovata bene. C'è il profumo di Monoi, va sì, è un profumo piacevole, però io lo identificherei di più come un profumo di saponetta per bagni pubblici, ecco. questo poi inoltre costa 90 centesimi o 95 euro, in questo momento non ricordo, che per una confezione mini che contiene solo 50 ml veramente è un prezzo troppo alto, considerando che si tratta della marca interna economica e non Ecobio, non certificata in nessun modo, anche se qui l'INCE è molto possibile. Del DEM, quindi non c'è nessun motivo per cui questo prodotto debba costare così tanto. Nel mese di dicembre se ne va un'altra confezione, questa volta grande, lunga, da 250 ml, di questo spray disinfettante che curiosamente nei primi mesi di questo virus virulento, ossia inizio anno, costava oltre 7 € e adesso è sceso a meno di 3 €. La confezione è grande qui, da 250 ml. Questa cosa è molto curiosa, ma poi in realtà si spiega perché la soluzione disinfettante che c'è qui dentro puzza in modo pestilenziale, fra le altre cose anche di alcol ammuffito, e soprattutto distrugge ferocemente le mani. E nell'ultimo mese a me sono venuti dolori alle articolazioni delle mani che prima non avevo. Ecco, allora credo che per un po' farò una pausa da questo coso. Ora io con questo disinfettante, con la bottiglia grande, ci riempio le bottigliette più piccole, per cui ho appena finito di riempirne una e dovrò anche usarla. Però a parte questo, poi non ho intenzione per un po' di ricomprarlo. Nel mese di dicembre, infine, perché probabilmente questo video è molto molto vicino alla fine, dato che io vi sto parlando quasi dalla fine di dicembre, ho finito questo dentifricio, l'ennesima confezione di Blendamed. Questo è un dentifricio che ho incominciato ad usare nel 2020 e praticamente si è assestato comodamente fra i miei usati con costanza, diciamo così. Qui dentro purtroppo c'è zucchero, però per il resto può andare ed è un dentifricio, anzi molto molto efficace. Qui vedete anche qual è l'INCI. E niente, questo è un dentifricio che io compro per un prezzo che incomincia ad essere già altino, ossia 2 € se ricordo bene, e 45, considerando che ci sono molti dentifrici molto molto accettabili in Germania che costano sotto 1 €, quindi questo per i prezzi tedeschi incomincia ad avere già un prezzo alto e lo compro da Aldi. Questa è la variante Pro Zahnschmelz, ossia la variante che aiuta lo smalto dei denti. E poi ho finito finalmente questo burro cacao di Veleda Everon. Questa era finalmente la prima volta che mi sono trovata ad usare questo burro cacao. Allora, prima di tutto, l'ho finito completamente, ma in realtà non completamente, perché anche se non si può vedere, dentro questo buchino del tubetto è caduto un pezzo di burro cacao che è affondato lì dentro, no? Mentre io, come faccio sempre, con lo stuzzicadenti tentavo di tirare fuori i residui, perché non mi piace buttare i balsami labbra quando ancora c'è tantissimo prodotto dentro i tubetti. Poi non so se riuscite a vedere qui lungo il bordo. Prima di tutto, non so se riuscite a vedere lo sporco che si è andato a ficcare dentro i bordi, ma soprattutto non so se riuscite a vedere che il bordo è disomogeneo, perché la plastica del bordo è venuta via pian piano durante l'uso, senza fare niente di speciale, sfaldandosi e diventando molto molto tagliente e pericolosa, perché pezzettini di questa plastica sfaldata sarebbero potuti andare a finire nel balsamo labbra, tagliandomi le labbra. Vedete? Guarda,
Guardate, da qui si può vedere molto molto bene. Riuscite a vedere qui come è sfaldato il bordo? Ecco, cioè Veleda vende dei burro cacao così, dei balsami labbra così, ad un prezzo molto alto. Questo balsamo labbra da solo costa vicino ai 4 euro, mi immagino in Italia costa perfino di più. Cioè, nonsense, è veramente una cosa senza senso. Ah, ecco, io adesso vedo, riesco a vedere qui dentro. Riuscite a vedere anche voi il pezzetto di balsamo labbra precipitato sul fondo? Ecco, guarda, si vede molto molto bene. Io lo vedo molto molto bene perché so cosa guardare. E quindi, insomma, come balsamo labbra in sé era poco protettivo, rimaneva pochissimo tempo sulle labbra, questo faceva parte di un set che mi è stato regalato per Natale dell'anno scorso, se ben ricordo. In questo set c'era anche la crema per le mani all'olivello spinoso che devo ancora usare. Tutte e due, crema per le mani all'olivello spinoso, comunque ho usato in passato altre creme per le mani di Veleda e non sono le più idratanti con assoluta certezza. E poi questo balsamo labbra, tutte e due non sarebbero prodotti che io comprerei di tasca mia e quindi non farò mai l'acquisto di questo balsamo labbra di Veleda. Ringrazio moltissimo la conoscente che mi ha regalato questo cofanetto, questo mini cofanetto per Natale dell'anno scorso, così mi sono tolta la curiosità di questo famosissimo balsamo, che però non serve a niente, ecco. Dunque, pensavo che il video di questo mese fosse quasi finito, ma invece no, sono andati a male questi, l'ho scoperto per caso perché cercavo una cosa e ho ritrovato questi. Dunque, questi sono vasettini di Alverde, edizione limitata, risalente a un po' di mesi fa. Questo è l'unico che ancora si salva e che è ancora possibile. Gli altri sono diventati, aspetta, cerco di farvi vedere, gommosi. Cioè, questa, vedete che fa filamenti. Chissà che c'è qua dentro, chissà con quali residui Alverde ha fatto questa roba. E per smaltire quali avanzi di cosa, chissà. E idem per gli altri vasettini, questo proprio addirittura non si muove più, cioè questo va a fare così e non succede quasi niente. Va bene, questa era una limited edition di un po' di mesi fa, come dicevo prima, e niente. Non importa qual è il Mindestens Altbar bis, perché per legge questa scritta Mindestens Altbar bis, no? Questa scritta che vedete qui significa minimo, minimo. Questo prodotto si conserva come minimo Mindestens fino al 10-2020. Questo significa che per legge i prodotti con una scritta simile devono essere in grado di resistere anche molto più a lungo e si possono utilizzare anche molto più a lungo. Alverde però a volte ricicla e rimpasta sostanze, no? Questa è una cosa nota, eterna discussione delle ragazze che tentano di screditare Alverde, spesso ha ragione, e quindi questi prodotti sono andati a male. Niente, in realtà non sarebbero dovuti andare a male così presto. Sono consapevole del fatto che non ci avrete capito niente di questo discorso, ma fa niente, io mi sono capita.